Care ticinesi, cari ticinesi, buongiorno a tutti. Vi diamo il benvenuto a questa conferenza stampa in diretta streaming che il Consiglio di Stato ha convocato per aggiornare sulla situazione attuale in Ticino in relazione alla diffusione del coronavirus. Sono qui con noi oggi il Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi, il Consigliere di Stato Raffaele De Rosa, Direttore del DSS, e il Medico Cantonale Giorgio Merlani. Vi ringrazio per esservi collegati e passo subito la parola al Presidente del Consiglio di Stato, Norman Gobbi. Grazie mille. Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti a questo nuovo momento informativo da parte del Consiglio di Stato ticinese. L'incontro odierno del Governo ha permesso di fare il punto dopo il fine settimana. Il monitoraggio della situazione rimane continuo e al centro di una continua valutazione da parte di tutto il Consiglio di Stato, supportato dai nostri tecnici. Il nostro approccio in queste settimane non cambia. Al centro continuiamo a mettere la tempestività, la proporzionalità e la gradualità delle misure. Vogliamo le misure giuste al momento giusto. Solo così avremo la certezza che la popolazione le accetti e si impegni nel metterle in atto. Come ho già avuto modo di dire, le misure devono essere supportate e sopportate da tutta la popolazione. Non cadiamo quindi nell'errore di voler controllare ogni aspetto della vita delle nostre cittadine e dei nostri cittadini. Il Governo sa che in questa lunga maratona il successo è possibile solo, e ripeto, solo con la collaborazione attiva di ogni cittadina e di ogni cittadino. Abbiamo sempre rivendicato, rivolgendoci alle autorità federali, un atteggiamento rispettoso delle specificità regionali. Questo governo, quello ticinese, è cosciente fin dalla scorsa primavera che la situazione sanitaria non è la stessa in tutti i cantoni. Per questo è importante che ogni cantone introduca le misure che giudica ideali per la propria situazione. Il Consiglio federale ha inoltre lanciato una consultazione nel fine settimana e comunicherà le proprie decisioni dopo la sua seduta di mercoledì. In attesa di queste decisioni, il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di agire d'anticipo e adottare da subito nel nostro cantone quelle misure che riteniamo più opportune in questo momento. Quello che vi comunichiamo oggi è un passo avanti ragionato che consiste nelle seguenti misure. Le mascherine. Il Governo ha esteso l'obbligo di indossare la mascherina di protezione anche all'aperto, dove non è possibile mantenere la distanza. Non c'è niente di sostanzialmente nuovo. Si tratta di un invito che esprimiamo ormai da mesi, che ora però è scritto nero su bianco come norma di comportamento obbligatoria. Il nostro auspicio è che diventi un automatismo tra la popolazione. La mascherina diventerà quindi obbligatoria anche nel perimetro di manifestazioni all'aperto e nell'area dei mercati. Le manifestazioni private. Saranno vietati gli eventi privati superiori alle 15 persone che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico, quindi già con un piano di protezione strutturato e che garantisca tutte le misure di prevenzione e di protezione previste. Nell'ambito dello sport, sono vietate le attività sportive amatoriali che implicano contatti fisici tra i partecipanti. Si tratta di una decisione sofferta che limita la libertà dei cittadini in un ambito che è molto importante per il loro benessere e per la vita sociale. D'altra parte, però, alcune federazioni hanno già agito in proprio e vista anche la gravità della situazione, questa misura ci è parsa proporzionata. Nella ristorazione è confermata la consumazione ai tavoli e l'obbligo di sedersi al tavolo, che dovranno però essere distanziati di almeno 1,5 metri se non presente un dispositivo strutturale che li separi fisicamente proteggendoli. Il numero massimo di ospiti per tavolo sarà di 4, ad eccezione dei genitori con i figli. Rimangono invariate tutte le altre disposizioni che la popolazione ormai conosce bene nell'ambito della ristorazione. Anche queste misure sono già spesso molto già attuate in numerosi ristoranti e bar. Queste disposizioni saranno in vigore da mercoledì
28 ottobre fino al 30 novembre. L'estensione invece dell'obbligo della mascherina entra in vigore invece già a partire da domani, martedì 27 ottobre 2020. Il Consiglio di Stato ha anche un messaggio che va al di là delle norme di legge. Raccomandiamo fortemente a tutte le persone particolarmente a rischio di limitare al minimo la frequentazione di luoghi affollati e strutture con un'elevata concentrazione di persone, questo per proteggere loro stessi da possibili infezioni che poi possono compromettere la loro salute. Lo vediamo qui sopra, le scelte giuste ci proteggono. Ricordiamo questo messaggio che ci permetterà di proteggere le persone più vulnerabili al virus e la nostra comunità da ulteriori limitazioni importanti della nostra vita economica e sociale. Lo ripeto, il governo cantonale non può controllare ogni aspetto della vostra e nostra vita. Ci serve la vostra collaborazione per superare questa nuova fase della crisi senza adottare misure che non sarebbero sostenibili economicamente, socialmente ed umanamente. Consiglio di Stato, dopo la decisione che vi ho in questo momento comunicato, ha preso ulteriori comunicazioni di competenza, in particolar modo del Dipartimento di Sanità e Socialità, e quindi passo volentieri la parola al collega Raffaele De Rosa. Grazie Presidente, cari concittadini, stimati rappresentanti dei media, durante l'estate e il mese di settembre abbiamo potuto conoscere una situazione capovolta rispetto alla primavera. Il quadro complessivo, sia in termini di nuovi casi positivi che di ricoveri ospedalieri, era migliore in Ticino rispetto al resto della Svizzera. In poco tempo l'evoluzione rapida dei contagi ha assottigliato però questo margine, allineandoci a quanto stanno vivendo anche altri cantoni. E nel nostro caso la pressione non arriva solo da nord, ma anche dai paesi e dalle regioni a noi vicine. Per questo il Consiglio di Stato ha deciso oggi di agire proattivamente e con anticipo di fronte all'evoluzione della situazione epidemiologica, senza attendere o speculare sulle decisioni del Consiglio federale attese per mercoledì. La crescita delle ospedalizzazioni è significativa e richiede la massima attenzione. Bisogna prendere sul serio queste cifre ed essere consapevoli che la situazione è veramente molto seria e delicata. Per dirla con Marcel Tanner, che è membro della Task Force federale, ogni giorno conta. È questo perché potremo constatare solo fra un paio di settimane gli effetti delle misure che prendiamo oggi. Quelle decise dal Governo e presentate poc'anzi dal Presidente del Consiglio di Stato sono in linea con i suggerimenti avanzati dal gruppo di monitoraggio, che ringrazio per il prezioso lavoro che sta svolgendo. È fondamentale per l'autorità poter contare sulla lettura dei dati da parte dei nostri esperti, così come sulla loro valutazione degli interventi che possono servire nel contenere i contagi. Interventi che devono essere tempestivi e proporzionati. Nessuno vuole il lockdown, per questo è fondamentale guardare a un orizzonte di medio termine e adottare passo per passo misure accettabili per l'economia e per tutta la società. Si tratta di compromessi o rinunce sopportabili a favore della tutela di un bene collettivo quale la nostra salute. È ora che dobbiamo fare tutto il possibile per evitare misure più severe nel futuro prossimo. E lo dobbiamo fare con un obiettivo: fare il possibile per evitare il sovraccarico del sistema ospedaliero, già prossimo purtroppo in diversi cantoni, salvaguardare la nostra economia e mantenere viva la vita sociale, consapevoli dell'impatto anche sul morale e sulla mente della nostra popolazione. È importante che i cittadini possano capire queste misure, farle proprie ed adeguare di conseguenza i propri comportamenti. Molti già lo fanno, ma non è ancora sufficiente.
È fondamentale fare appello al senso di responsabilità di tutti, richiamare l'importanza delle scelte individuali. Con la campagna di sensibilizzazione "Le scelte giuste ci proteggono", andiamo proprio a mettere l'accento sui comportamenti virtuosi che aiutano noi stessi e gli altri. È fondamentale in questo momento che tutti possano dare il proprio contributo. È necessario ora impegnarci insieme per rallentare la crescita dei contagi, facendo il massimo per scongiurare un lockdown che sarebbe devastante. Perché il virus da solo non rallenterà. È per questo che dobbiamo tornare subito a mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato per combattere il coronavirus. Occorre innalzare immediatamente il grado di attenzione e di prudenza, limitare i contatti ravvicinati, limitarsi alle attività essenziali, riducendo la frequenza e il numero dei contatti, mettere in pratica le misure di distanziamento fisico e di igiene accresciuta, quella delle mani ad esempio, e utilizzare correttamente la mascherina. Attenzione però, la mascherina non deve trasformarsi in un alibi o in una scusa per evitare di lavarmi una volta in più le mani, o peggio, non tenere le distanze perché tanto ho la mascherina. Questa è solo una misura di protezione fra le altre ed è importante che le applichiamo correttamente tutte. Oggi il governo, come diceva il Presidente, ha adottato anche ulteriori dispositivi, il rinnovo dei checkpoint, ma anche l'adeguamento del dispositivo ospedaliero alla nuova situazione, aumentando i letti a disposizione nei diversi reparti e preparandosi alle fasi 2 e 3. Questo adeguamento progressivo sarà attivato nei prossimi giorni e forniremo maggiori informazioni su questo tema nel corso della settimana. Con le decisioni odierne desideriamo lanciare un nuovo segnale alla popolazione e richiamare tutti a quel senso di responsabilità, comprensione e unione che ha fatto la differenza in primavera. Siamo certi accadrà lo stesso in questa nuova impegnativa stagione che abbiamo di fronte. Vi ringrazio. Grazie al consigliere di Stato Raffaele De Rosa. La parola ora passa al medico cantonale Giorgio Merlani. Buongiorno anche da parte mia. Passiamo penso a presentare e discutere i dati in questa nuova veste che vi ho presentato in occasione dell'ultimo incontro informativo. Cominciamo con i 6 quadrati arancione, azzurro e verde. Vedete i nuovi numeri di pazienti risultati positivi nelle ultime 24 ore tra ieri, quindi oggi sono 147. Ricordo che da sabato domenica erano 256 e da venerdì a sabato 257. È tipico che lunedì mattina abbiamo un dato leggermente più piccolo perché l'occasione, il numero di possibilità di fare i tamponi di domenica generalmente è più basso, quindi si vede questa cifra, non vuol dire un rallentamento, vedremo poi dopo anche nel cumulativo che si vede una certa ciclicità dei test. Generalmente addirittura il martedì poi è uno dei valori più alti della settimana, generalmente proprio perché recupera il valore di domenica. Il cumulativo dall'inizio della crisi sono 5.987 test positivi. Più importante forse il dato delle nuove persone ricoverate, il dato di aumento delle ultime 24 ore che vedete che è 15. Ricordo che da venerdì a sabato erano 10, da sabato a domenica 11 persone in più ricoverate, che porta il numero di totale dei pazienti ricoverati in ospedale a 80 e 6 in terapia intensiva. Questo dato è da noi attualmente piuttosto curioso, abbiamo un tasso abbastanza elevato di ricoverati in ospedale, un tasso percentualmente un po' più basso di intubati e di persone ricoverate in terapia intensiva. Si sa che generalmente vanno dal 15 al 20%, il dato qui è più basso. Ho discusso anche con i medici che si occupano al fronte, sembra che ci sia una tendenza a ricoverare un po' prima adesso rispetto al dato di marzo e quindi
persone di fatto in uno stato di salute non così compromesso come quello che era di marzo. Questo non vuol dire di nuovo che la malattia è diventata più blanda, ma c'è una buona consapevolezza, il test viene fatto molto precocemente, le persone risultano positive, magari stanno bene i primi 2 o 3 giorni, sentendo un peggioramento soggettivo si rivolgono in ospedale, vengono quindi ricoverati, a volte a titolo anche un po' precauzionale, se vogliamo. Il numero di decessi di oggi sono 0, 2 domenica, 1 sabato, che portano a 356 il numero totale. In alto a destra i 2 quadrati rossi sono quelli che rappresentano i cosiddetti di confronto a livello europeo. Il numero di nuovi casi negli ultimi 14 giorni su 100.000 abitanti sono 551, un numero molto elevato. Con tutta la Svizzera tra i più alti d'Europa, a livello di confronto intercantonale siamo comunque ancora uno dei cantoni un po' meno colpiti. Il tasso dei test positivi sulla media di 14 giorni è 17. Se andiamo in basso, vedete qui i 2 quadratini azzurri, come vi dicevo, generalmente tra domenica e lunedì i test effettuati sono un po' meno, e questi in effetti sono stati 600, con una media però importante, con una media positiva di 27%, che è una cifra elevata, ben lontano dai mesi di settembre, che giravamo tra l'1 e l'1,5. I dati delle persone in isolamento, in quarantena, non è stato ancora aggiornato, alla prossima occasione vi darò il dato nuovo. Qui abbiamo il cumulativo nel decorso, vi ricordo che ogni volta il dato viene aggiornato sui 14 giorni, così da poter seguire una certa evoluzione. In alto a sinistra abbiamo il numero dei nuovi casi, come vedete il picco di venerdì che ha raggiunto quasi 300, poi sabato e domenica di 250, questo dato odierno di lunedì che riflette un po' il dato di domenica apparentemente più basso, seguiremo nei prossimi giorni com'è l'andamento. Sotto questo grafico vedete l'andamento dei test effettuati e il numero di percentuale di test positivi. Allora, le barrette azzurre, il numero di test effettuati, come vedete ci sono sempre 5 barrette piuttosto alte, 2 barrette basse, che sono in corrispondenza del fine settimana, dove si testa generalmente meno, soprattutto all'inizio d'ottobre, quando i casi erano ancora pochi, la percentuale era relativamente bassa. La percentuale è la curva rossa che vediamo sulla destra, che vedete rappresentata con la percentuale sul lato destro del grafico. Gli ultimi giorni i 5 barrette sono piuttosto alte, ma anche l'ultimo dato, come vedete, non è così basso come gli altri 2 weekend. Si testa oramai a ciclo continuo, i checkpoint sono aperti sabato e domenica, l'accessibilità al test è data con una buona capacità anche il weekend, però non è piacevole vedere questa linea rossa, che con dei piccoli picchi ma una tendenza chiara è in aumento. I dati di persone in isolamento e in quarantena lo vedete sopra, come vi dicevo lì il dato non è così aggiornato. Sotto l'evoluzione del trend dei pazienti ricoverati, come vedete è nettamente in crescita. Penso che la discussione della patogenicità del virus, della gravità dell'infezione, non sia più un tema da affrontare. È chiaro che abbiamo meno pazienti ricoverati per numero di casi positivi, ma le persone finiscono in ospedale, finiscono in terapie intensive e a volte purtroppo anche decedono. E focolai vengono registrati in Ticino, un po' qua e là, e tutto il resto della Svizzera. In relazione alla questione del contact tracing, avete visto anche la crescita dei dati. È obiettivamente difficile stare al passo col giorno e quindi contattare tutti i casi positivi il giorno stesso, a volte è complesso. La cosa fondamentale che mi permetto di ribadire è: se qualcheduno ha dei sintomi, sospetti, vale come positivo fino a prova del contrario. Quindi dal momento che si decide di fare il test fino al momento che ha fatto il test e che riceve il risultato, sta isolato ed evita il contatto con le altre persone. Se riceve la notifica del test positivo in attesa di essere contattato al contact tracing, per favore sta a casa, sta isolato anche dalla propria famiglia e comincia a redigere la lista delle persone con cui è stato in contatto stretto, sempre lo stesso concetto,
15 minuti, un metro e mezzo, senza protezioni, senza mascherina, senza dispositivi particolari. E la cosa ideale è prepararsi quella lista da prima mentalmente, farla anche a livello cartaceo, così da sapere nome e cognome dell'amico con cui siamo andati a cena, avere già il numero di telefono lì, che questo fa risparmiare un sacco di tempo anche a livello del contact tracing. Idem se siete stati in contatto, se credete di essere stati in contatto con una persona positiva, eventualmente sentite la persona positiva, ma attendete di essere contattati, perché il problema è che queste telefonate incrociate che arrivano al mio ufficio, che arrivano al contact tracing, che cercano informazioni all'hotline, complicano tutto il processo, rallentano tutto il processo e arriviamo ancora più tardi a dare delle risposte. Quindi questo è quello che mi sembrava importante dire ancora sul contact tracing. Magari ancora due parole, perché abbiamo anche visto alcune pubblicazioni del resto della Svizzera sui dati delle persone ricoverate. Penso che possa essere interessante dare anche qui la conferma che sostanzialmente la tipologia di paziente, fermo restando quello che ho detto prima, che forse arrivano un po' prima e un po' meno malati in ospedale a chiedere assistenza, sono della stessa tipologia di pazienti che registravamo durante la prima ondata. Anche l'analisi effettuata a livello svizzero nel confronto della prima ondata e dell'ondata attuale, l'età media sta tornando ad essere quella del picco, il numero e la tipologia di comorbidità, quindi di malattie pregresse presenti nella persona, è sostanzialmente simile se non identica alla prima ondata. E come vi ho accennato, l'idea nei prossimi giorni è di fornire una sorta di resoconto settimanale simile a quello che fa la Confederazione, specifico sul cantone, in modo da avere questi dati, presentarli più specificamente sul cantone. Ci stiamo lavorando, ancora un attimo di pazienza da potervi dare i dati più precisi. Quello che è l'età media delle persone ricoverate attualmente, la clinica Moncucco, l'età media è 74 anni, le persone ricoverate all'ospedale di Locarno, l'età media è di 70, in buona parte sono persone con presenti comorbidità, come dicevo, ma questo non vuol dire che il 100% delle persone siano tutte anziane e malate. Esistono anche casi di persone sotto quest'età media. Logicamente esistono anche persone relativamente in buona salute che a volte finiscono in ospedale. Più aumentano i numeri, più la probabilità di avere casi che non rientrano nelle statistiche classiche è, come sappiamo, elevato. Penso che da parte mia l'aggiornamento è terminato. Rendo la parola a Gazzi. Grazie, dottor Merlani. Al momento delle domande per la stampa presente in sala. Sì, prego. Ieri il capo area medica dell'EOC, signor Ferrari, ai microfoni del quotidiano ha detto che questa seconda ondata a livello di ospedalizzazioni sarà meno intensa rispetto alla prima, ma più lunga. Quanto annunciato dal consigliere di Stato De Rosa, quindi questo adeguamento del sistema ospedaliero va in questa direzione, non ci si aspetta un'esplosione così grande di casi, ma si parla anche di maratona proprio anche a livello ospedaliero. Sì, dobbiamo essere pronti, anche perché la prima ondata è durata alcune settimane, è durata essenzialmente da fine febbraio fino al picco di fine marzo. Ora ci troviamo alla terza, quarta di ottobre, quindi siamo verso fine ottobre e dobbiamo essere pronti con un sistema che ci permetterà di arrivare di sicuro a fine anno. E poi bisogna vedere l'evoluzione della situazione, quindi sarà importante, ed è importante capire che ci troviamo all'inizio anche dell'arrivo dell'influenza stagionale, con l'arrivo del freddo, più attività al chiuso, e quindi dobbiamo entrare nell'ottica, come abbiamo sempre detto, che sarà una maratona. In una maratona non bisogna fare gli sprint, non bisogna avere fretta, ma bisogna tenere sulla lunga durata. Grazie. Sì, prego. Sì, Paolo Certo, RSI, io volevo sapere quanto è peggiorata la situazione rispetto a mercoledì, perché mercoledì si era detto, anche i giorni dopo attendiamo le decisioni del Consiglio federale, adesso
c'è questa stretta, volevo capire se anche dal punto di vista epidemiologico c'è stato un peggioramento o se comunque alcune pressioni anche dall'ambiente medico, tecnico-scientifico hanno pesato sulla decisione di oggi del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato si è dotato sin dall'inizio di questa crisi di un gruppo di accompagnamento di cui un eminente e molto responsabile persona che lo compone qui presente è il medico cantonale. Il Consiglio di Stato si affida al medico cantonale e a questo gruppo di accompagnamento proprio per avere quella visione tecnica di esperienza ma anche di previsione. Le previsioni che abbiamo visto e discusso questa mattina, che sono anche state pubblicate a livello federale ma poi sono state declinate in questo caso a livello cantonale, ci hanno portato a ulteriormente intervenire in maniera proattiva e indipendente da quanto potrà semmai decidere l'autorità federale. Si pensava che potessero già decidere qualcosa venerdì scorso, invece hanno messo in consultazione un documento con diverse proposte che vanno magari anche al di là e forse un po' troppo al di là rispetto a determinate aspettative dei cantoni che comunque in questa situazione sono ancora responsabili. Siamo ancora in una situazione particolare, non straordinaria, quindi i maggiori portatori di responsabilità operativa sono i cantoni e non è ancora la Confederazione, lo diventa solo quando dichiara la situazione straordinaria con tutte le misure del caso. In questo senso il gruppo di coordinamento e di accompagnamento tecnico che segue e monitora per noi la situazione ci ha fatto una lista di misure da attuare. Queste misure sono arrivate prima di altre misure o proposte che avete potuto leggere sui media, noi le riceviamo per posta interna in maniera confidenziale proprio perché il governo deve lavorare, deve analizzare, deve farle proprie prima di proporle alla popolazione. E questo è un aspetto importante proprio perché lo abbiamo visto anche venerdì scorso quando sono uscite sui media le proposte del Consiglio federale per vedere un po' l'effetto che fa questo modo di fare in un periodo in cui la gente è già insicura per l'aspetto della salute. L'economia è insicura per quello che potrebbe attenderci a livello di evoluzione. La popolazione è destabilizzata, dobbiamo dare certezza. La certezza noi la cerchiamo nei nostri collaboratori, nei nostri professionisti che valutano per il Consiglio di Stato la situazione e l'evoluzione dell'epidemia e prendiamo le decisioni che tengono conto di questo elemento. Quindi l'obiettivo nostro è dare certezze, sicurezze, ma anche quell'aspetto di proporzionalità delle misure che per noi è essenziale sin dall'inizio. Posso magari completare, Presidente? Già venerdì avevamo deciso di avere una seduta straordinaria oggi per fare il punto della situazione, per discutere anche del rapporto del gruppo di pilotaggio appunto di cui il medico cantonale fa parte, e durante il weekend con i colleghi siamo stati comunque molto strettamente in contatto proprio per poter rispondere con una risposta consolidata a livello di Consiglio di Stato ticinese alla consultazione promossa dal Consiglio federale per le proposte che dovrebbero essere poi presentate dal Consiglio federale mercoledì. Grazie direttore, sì, avevamo una domanda. Giovanna Carcano, Corriere del Ticino. Ci sono degli ospedali in Svizzera interna, soprattutto in Romandia, che sono in netta difficoltà, hanno bisogno di personale. Trattandosi di una maratona, come ha ben detto De Rosa prima, ed essendo il personale comunque già stanco, perché sono mesi che lavora al fronte, ci sarà bisogno di un potenziamento in quel senso, e se sì, è quantificabile come numero di personale. Sì, abbiamo l'esperienza appunto della prima ondata dove era stato predisposto un dispositivo con addirittura circa 700 letti e un centinaio di letti nelle cure intense. Ora abbiamo un dispositivo suddiviso in tre fasi, l'abbiamo detto nell'ultimo info point, abbiamo una sessantina di posti di cure intense suddivisi tra l'ospedale La Carità e la clinica Luganese Moncucca, più 7 posti di cure intense al cardiocentro, più i posti acuti in questi ospedali, e poi in fase 2 un supporto, un rinforzo dato dall'ospedale italiano di Viganello e dall'ospedale di Faido, oltre anche all'ospedale Malcantonese. Quindi in terza fase riabilitazione con Novaggio e Brissago, quindi questa è l'impostazione. Durante l'estate è stato fortunatamente, anche potendo godere di questa fase di relativa stabilità,
il personale ha potuto recuperare energie, l'ente ospedaliero in particolare ha potuto anche fare della formazione, quindi in questo senso il personale a disposizione è pronto, e anzi penso che vada un ringraziamento per quello che ha già fatto nella prima fase e che tutti abbiamo applaudito, ma anche per l'impegno a cui che dovrà far fronte nelle prossime settimane, che sappiamo che sarà molto gravoso e, come detto, sarà probabilmente anche molto lungo. Grazie. Direttore, sì, avevamo... Sì, Claudia Rossi, Teleticino. Io volevo sapere, visto che il dottor Merlani ha detto che non sempre i positivi vengono... ricevono la telefonata il giorno stesso o il giorno dopo, i test rapidi non potrebbero aiutare a risolvere la situazione? Allora, grazie che mi dà l'opportunità di parlare dei test rapidi, perché mi sembra ci sia un po' di confusione. Allora, il test rapido, forse è bene sottolineare prima di tutto che non è più rapido nel detettare la malattia, ma quando si fa il tampone, tra il tampone e il risultato positivo o negativo passano 15 minuti, può essere fatto a letto il paziente, mentre l'altro magari deve essere spedito in laboratorio, può prendere un po' un'ora o due di tempo. Il problema però è che è meno specifico e meno sensibile, cioè se risulta positivo non è così sicuro che sia positivo dovuto al coronavirus, e se dovesse risultare negativo non si può escludere con certezza che non sia comunque coronavirus. Adesso mi direte che cosa serve un test di questo tipo che non dà una certezza. In effetti si guadagna in rapidità, in situazioni molto particolari può aiutare, ma la Confederazione lo ha detto, è uscito un documento strategico dell'Ufficio Federale della Salute Pubblica che ribadisce che il test di riferimento è solo il test molecolare, il tampone con la PCR, per dire in modo chiaro. Lo svantaggio della PCR è che la tempistica non è ottima, a volte può anche arrivare a 24 ore il risultato, ma il problema adesso del contact tracing non è tanto tra il tampone e il risultato, non è neanche tra il tampone e il risultato del laboratorio, ma tra la lista del paziente che il contact tracing riesca a prendere contatto con la persona, perché se al mattino mandiamo circa 150 nomi di nuovi casi che sono risultati positivi durante la notte, quelle 10-15 persone che lavorano al contact tracing hanno una tempistica nel chiamare la persona, chiedere i contatti e via discorrendo. E quindi capirete che se in media abbiamo 250 persone positive in un giorno, ogni persona ha 4 contatti stretti, sono 1250 telefonate al giorno, e questo, anche se si potenzia, come il Consiglio di Stato ha fatto, il contact tracing, prende un po' di tempo. Grazie. Sì, ancora una domanda. Sì, Barenco della Regione. Riallacciandomi a una domanda precedente, se ho capito bene, il Consiglio di Stato valuta, diciamo, poco opportuno le dichiarazioni, insomma, le richieste fatte dai medici, per esempio, in una lettera spedita, oppure le tenete in considerazione? Parlando di misure, poi, cosa succederebbe se il Consiglio federale dovesse andare oltre a quelle decise a livello cantonale? E l'ultima cosa, sempre legato alle misure, si è anche parlato prima di gradualità delle misure, non so se sarebbe il caso magari di aspettare 2-3 settimane, come anche è stato detto, per vedere effettivamente l'effetto di queste misure. Come detto, noi abbiamo ricevuto nel pomeriggio di venerdì, dopo che abbiamo deciso di organizzare la riunione straordinaria di oggi, il documento elaborato dal medico cantonale con tutta una serie di raccomandazioni e di proposte di misure. Buona parte sono confluite in quanto avete oggi sentito e a quanto abbiamo oggi deciso in questo momento. L'altro documento che è arrivato dalle OC e da Moncucco sostanzialmente ricalcava uno a uno le proposte del medico cantonale, quindi non è che ci siamo trovati scoperti o abbiamo scoperto qualcosa di nuovo. Le modalità comunicative si possono sempre discutere, di come vengono trasmessi i documenti, soprattutto quando vanno a destinatari che non è quello intestato sulla lettera prevista in questa situazione. L'obiettivo nostro è quello di fare passo per passo, lo abbiamo detto. Oggi, questa settimana, vedremo le misure che abbiamo adottato. Settimana scorsa abbiamo visto gli effetti sull'obbligo delle mascherine all'interno delle superfici commerciali, vedremo le prossime
entro fine di questa settimana l'effetto delle ultime misure che abbiamo preso e le ulteriori limitazioni in ambito di ristorazione e commercio, credo che sia importante seguire passo passo. Quello che è vero, e lo vediamo dalle cifre che ci ha presentato, che presenta regolarmente il medico cantonale, ogni giorno comunichiamo, è l'evoluzione comunque. Il numero di nuovi infettati o di nuovi casi positivi aumenta. La maggior parte di loro non ha bisogno di un decorso fortunatamente con un'ospedalizzazione, ma evidentemente se sono positivi possono infettare comunque altre persone. Più velocemente si diffonde, più aumenta comunque il numero di ospedalizzati, anche se il rapporto degli ospedalizzati rispetto ai casi positivi è differente rispetto a quella di questa primavera, così come abbiamo comunicato settimana scorsa durante l'incontro con anche il medico cantonale, che ha spiegato molto bene questo elemento. Quindi la preoccupazione, proprio per rispondere anche alle preoccupazioni lanciate prima sul personale di cura, è proprio quello di gestirla in modo che non debba andare in sovraccarico e si chiedano ore straordinarie del personale che comunque ha già fatto l'eroe una volta questa primavera, erano i veri eroi, e rispettivamente l'obiettivo nostro è quello di poterli tutelare, oltre che la salute pubblica, beh, anche loro nella loro professione. Grazie. Sì, c'era qualcosa che mancava? Tutto dipenderà da cosa deciderà mercoledì il Consiglio federale. Non sappiamo quali maggioranze ci saranno all'interno del Consiglio federale, sappiamo che ci sono diverse sensibilità a livello personale, anche tra i cantoni, non tutti i cantoni hanno salutato le misure proposte, ci sono delle nuance che vanno dalla Svizzera orientale alla Svizzera romanda, beh evidentemente il Consiglio federale dovrà prendere delle misure rispettivamente, anche decidere se puoi passare dalla situazione particolare a quella straordinaria, proprio perché se sempre di più interviene sulla vita dei concittadini e limita anche l'autonomia dei cantoni, beh, evidentemente si slitta sempre di più da una situazione particolare a una situazione straordinaria. Vorrei che non sia passato un concetto. È vero che quando il tempo per vedere i risultati delle misure è circa 10-14 giorni. Questo non vuol dire che prendiamo le misure adesso e ci rivediamo tra 14 giorni. Noi seguiamo costantemente, quotidianamente la situazione e di volta in volta, come è stato anche in questo caso, dove siamo stati costantemente in contatto durante tutto il weekend con tutto il Consiglio di Stato, oggi abbiamo deciso delle nuove misure. Quindi è importante che passi questo messaggio, che seguiamo regolarmente la situazione e, come giustamente diceva il Presidente, mercoledì sono attese decisioni importanti anche del Consiglio federale, prenderemo atto di quello che verrà deciso e poi faremo le nostre valutazioni. Grazie. Ancora una domanda? Una domanda per il dottor Merlani, magari. Settimana scorsa è stato detto che in Svizzera probabilmente tra il 5 e l'8 di novembre le cure intense saranno piene, da noi l'ha detto la task force, quindi significa anche in Ticino si arriverà a un tasso del genere di occupazione. Stando anche ai numeri che ha proposto prima lei durante la conferenza stampa, insomma, con il trend di crescita sempre al rialzo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, significa che ci si arriverà a quel punto anche da noi? Tutto quello che stiamo facendo è per cercare di non arrivare a quel punto. Vi ricorderete Daniel Cork che aveva pronosticato un collasso delle terapie intensive del Canton Ticino per il lunedì, dal venerdì al lunedì. Per fortuna così non è stato. Questo non vuol dire però che ci si debba sedere sugli allori e dire tanto non verrà mai, perché se le misure non si mettono in atto, se non sono seguite, se i cittadini non seguono, il rischio è quello, perché se no non credo che il Consiglio di Stato perda il suo tempo a fare le riunioni straordinarie per decidere le misure che incidono comunque nella vita delle persone e anche sull'economia del Paese, se non è perché c'è qualche cosa di importante in palio. Si sta parlando proprio di quello, le proiezioni sono quelle. Quotidianamente i dati vengono ricorretti, vengono rianalizzati, calcolati, e quando si vede che l'andamento della curva si avvicina a zone pericolose è evidente che ogni persona di raziocinio reagisce, ci mancherebbe. Grazie dottor Merlani. Sì, un'ultima domanda. Un paio di domande di dettaglio. L'età delle mascherine anche all'aperto rimane sempre 12 anni per quanto riguarda i bambini, e è corretto, educazione fisica a scuola dunque non cambia nulla.
l'educazione fisica nelle scuole dell'obbligo rimane invariata, così come ho comunicato prima, rispettivamente anche gli allenamenti per le squadre giovanili, quindi coloro, bambini e ragazzi che frequentano ancora le scuole dell'obbligo, quindi elementari e scuole medie. Sul 12 anni. Sulla questione della ginnastica, so tra l'altro che a livello delle scuole e dei docenti si sta lavorando ai piani di protezione per vedere se ci sono dei margini di miglioramento, quindi non vuol dire che sono deciso del Consiglio di Stato di smettere, ma semplicemente si stanno valutando anche lì i possibili limiti di margini di miglioramento. Ricordo che il Ticino ha questo piccolo scostamento rispetto al resto della Svizzera, dove l'ultima porzione della scuola dell'obbligo, il secondario 1 come lo chiamano nel resto della Svizzera tedesca, comincia a 11 anni, allora che nel resto della Svizzera comincia a 12 anni. L'età limite per i rischi infettivi in realtà è attorno a 10 anni. Allora, il Consiglio federale ha messo sui trasporti pubblici 12 anni, questo è quello che fa stato generalmente. A livello delle scuole del medie i limiti sono di solito a 11 anni, per questo motivo. Grazie, sì. Sì, anch'io due domande, più precisazioni. La prima, l'ha detto anche De Rosa, con la mascherina si crea un po' di confusione. Adesso da casa ricevo messaggi, ma quindi se invito più di 15 persone a cena con la mascherina si può, o anche eventi privati, immagino che mascherina o non mascherina, al limite sia sempre 15. E l'altra riguarda la tendina fuori dalla clinica Moncucco, che nella quale si possono fare i tamponi, c'è questa nuova offerta, diciamo così, non rischia di creare un po' di confusione, perché appunto se io sono in quarantena e faccio il tampone devo comunque rimanere in quarantena, forse vale la pena ribadirlo, visto che è stata anche un po' presa d'assalto. Faccio un po' fatica a rispondere sulla questione della clinica Moncucco, perché io so che avevano in mente di mettere in atto una cosiddetta check line. L'idea è di scaricare il pronto soccorso dalle richieste che comunque arrivano, quindi le modalità esatte con cui vengono effettuati i test credo che siano, almeno queste erano quelle pianificate. Non è semplicemente di fare un test a persone asintomatiche, per, come dice lei giustamente, resta il fatto che il test non è, se risulta negativo, un mezzo per uscire dalla quarantena prima, e non è neanche richiesto in Svizzera di effettuare un test per poter uscire dall'isolamento. Ricordo che qualcheduno che ha sintomi e che i sintomi si risolvono da almeno 48 ore ed è da almeno 10 giorni che è in isolamento, può uscire dall'isolamento, non ha bisogno di un test negativo. Rispondo alle domande. Questa è un'interpretazione delle nuove misure del Consiglio di Stato, però sì, il limite è 15, salvo se viene effettuato all'interno di una struttura accessibile al pubblico, perché lì ci sono dei piani gastro, quindi se qualcuno vuole proprio fare il battesimo rispettivamente il matrimonio, trova un locale dove sono seduti 4 per tavolo, con distanza da ogni tavolo, seduti logicamente. Il problema è se si comincia a alzare i bicchieri, brindare, e tutti entrano in contatto con tutti, allora è un problema, ed è per questo che si è voluto limitare a 15. Infatti l'obiettivo della misura è proprio quello di favorire il contact tracing, quindi limitando il numero di persone che possono entrare in contatto senza controllo. Proprio perché se ho un piano gastro, così come quello che chiediamo da settimane, da mesi, al settore della ristorazione, che fa un grande sforzo, e li ringrazio ancora per la disponibilità anche a fare questo ulteriore sforzo, quindi di rispettare quel metro e mezzo di distanza tra un tavolo e l'altro, rispettivamente massimo 4 persone per tavolo se non fanno parte dello stesso nucleo familiare, quindi genitori e quei figli, beh, questo sforzo deve essere premiato. Quindi l'obiettivo è proprio quello di evitare che la gente non vada al ristorante ma poi si ritrovi a casa in 50 persone non distanziate, quindi se c'è una persona contagiata devo mettere 50 persone in quarantena, e questo è comunque un danno sociale ed economico che vogliamo limitare, rispettivamente evitare, con questa misura decisa oggi. Grazie, chiudiamo qui per permettere eventuali interviste radio, televisive, individuali. Ringraziamo i nostri relatori, ringraziamo la stampa e ringraziamo chi si è collegato. Auguriamo una buona serata.